Si chiama Orbita l'installazione luminosa di Massimo Uberti che cambia il volto di Châtillon. Una linea di luce calda di LED attorno alla sommità del Castello Gamba, che ospita il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea della Valle d'Aosta e che propone, oltre alla collezione permanente, la mostra L'ultima guerra di Mario Schifano 1988-1998, un originale mix di offerta culturale realizzato anche grazie al contributo della Regione Valle d'Aosta e del Ministero della Cultura e coordinato da Viviana Maria Vallè, responsabile scientifico del Castello Gamba. Davide Dall'Ombra, direttore di Casa Testori e curatore del progetto. L'opera di Massimo Uberti è un'opera imponente in sé perché sono 60 metri di sviluppo sulla torre del Castello Gamba, ma è pensata anche per essere un'opera estremamente leggera che sarà visibile dalla valle e segnerà con un fascio di luce di fatto il profilo del castello, quindi forza e leggerezza allo stesso tempo. Per il turista locale o di passaggio, un tuffo nel verde e nella cultura del secolo scorso. I castelli della Val d'Aosta sono naturalmente il simbolo di questa valle e il Castello Gamba si caratterizza per essere particolare in quanto conserva la raccolta del Novecento e del Contemporaneo. Quindi il visitatore del castello è un visitatore che chiaramente apprezza la natura e la caratteristica della valle, ma vuole trovare un qualcosa di particolare, di peculiare come l'arte del Novecento. All'interno del castello l'omaggio a Mario Schifano, con alcuni suoi capolavori e due opere inedite. Nel 1988 Mario Schifano passa 3 settimane qui in Val d'Aosta e dà vita a una mostra importante non solo per la sua carriera ma per la valle. Da questa mostra nascono 3 dipinti conservati nella collezione permanente del museo. Era quindi naturale dedicare la mostra estiva per i 10 anni del Castello Gamba proprio a Mario Schifano.